Bene, allora domenica c'è il derbissimo ad alta quota con la Maceratese al primo posto, l'Alma Juventus Fano al secondo, dunque scontro al vertice, sale la febbre per questo appuntamento che ovviamente Fano TV seguirà e ritrasmetterà domani, poi lunedì sera alle 21 dopo il telegiornale. Noi adesso siamo in collegamento con quello che è il covo dei tifosi Granata. Vedo Sergio Catalani che è collegato in diretta con noi dal Bar Giolla di Fano. Buonasera Sergio, allora. Sì Marco, buonasera a te e buonasera a tutti i telespettatori. Ecco, siamo qui al Bar Giolla di San Cristoforo, che è un po' il covo dei tifosi Granata, manco a dirlo, con il capo ultra qua a fianco a me, Francesco Baldarelli, detto Baldo, al quale io vorrei dare subito la parola perché, ecco, fervono i preparativi per questo big match che l'Alma affronterà a meno 4 dalla Lepre Maceratese imbattuta. Ecco Baldo, come vedi questa partita e ecco, com'è il tifo qua al Bar Giolla? Ma stiamo preparando una bella coreografia, siamo compatti, penso che domenica siamo veramente tanti. Siamo carichi al massimo, la tensione alle stelle, siamo carichissimi proprio, veramente, alla grande. Davide Manna, un altro dei responsabili del tifo Granata, da tanti anni si sobbarca chilometri su chilometri. Come vedi questa partita? E ecco, parlando con i giocatori c'è ottimismo. Tu come la vedi? Non diciamo niente per non portare male, dopo tanti anni è una partita che conta. C'è un ragazzo di noi che è in difficoltà, che vogliamo dai, sostenerlo speriamo bene, che i ragazzi ci diano una mano. Forza Dodo e dai, speriamo bene per domenica, non facciamo pronostici, non facciamo pronostici. Un bel coro intanto per rinverdire anche i vecchi fasti. C'è un tifoso anche di Marotta, quindi ecco, per onorare anche la vicina Marotta, da sempre diciamo vicino al Fano. Tu ti chiami? Davide Rossi, niente che dire, è bellissimo essere ritornato in curva dopo tanti anni e niente, chiamiamo a raccolta tutto il popolo Granata e adesso facciamo intonare lo splendido coro dell'anno al ballo. Vado io. Oh, e abbassare ste mani, eh po'? Facciamo Granata, Granata, dai. Alziamo queste mani, dai! Ecco, il tormentone di quest'anno con Paolo Ginestra, portiere Granata, che lanciava i cori in ogni vittoria. Naturalmente si è interrotto domenica a Castelfidardo, ma siamo convinti di riprenderlo presto. Baldo, vai tu. Vai, vai, ragazzi. Un giorno all'improvviso mi innamorai di te. Il cuore mi batteva, non chiedermi perché, il tempo è passato, ma sono ancora qua, e oggi com'è l'ora, io tifo per l'Alma. Bene. Grazie per questo collegamento canoro. Allora, appuntamento naturalmente domenica allo stadio Mancini di Fano per seguire dal vivo questo incontro attesissimo che, ripeto, per chi non potrà essere allo stadio, potrà rivedere integralmente con la telecronaca di Sergio Catalani lunedì sera dopo il telegiornale. Telegiornale che finisce qui. Grazie per averci seguito. Arrivederci a domani.